Presidente, l'inaugurazione di oggi dimostra che è importante e conviene investire in cultura anche per il tessuto industriale del territorio. Sì, ha tante ricadute positive, ma soprattutto il recupero di questo palazzo realizzato da Maria Teresa d'Austria nel 1777. Allora impiegarono 3 anni per fare questa meraviglia, solo 3 anni. Noi ne abbiamo impiegati 2 per il restauro ed è un record nell'Italia di oggi, rispettando i tempi e rispettando il budget. Quindi grande soddisfazione, la Regione ha contribuito con 19 milioni di euro per restituire ai cittadini questa bellezza unica al mondo. Intendiamo però valorizzarla, questo è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo oggi, sia per Expo sia più in generale, perché è un palazzo che non ha pari al mondo. Abbiamo già previsto che durante Expo qui si organizzi il forum UNESCO, un forum UNESCO sulle imprese culturali e creative, l'abbiamo ottenuto come Regione Lombardia e vogliamo portare qui durante Expo tutti i capi di Stato e di Governo che verranno a Milano, che devono vedere questa bellezza, ricordarsene e poi nel corso degli anni mandare anche tanti turisti. Sull'incontro di stamattina con Cantone. Ma è stato un incontro utile per scambiarci le opinioni sulle cose da fare alla luce del decreto che è entrato in vigore ieri, che gli assegna alcuni poteri. Io ho garantito la piena e leale collaborazione di Regione Lombardia alla sua azione che parte oggi e quindi abbiamo fatto il punto su tutte queste cose e direi un incontro molto utile. Il decreto, lei ha parlato, avrebbe voluto dei poteri diversi, dei poteri in più. È una cosa nota questa, l'avevo già detto 1 mese e mezzo fa quando Renzi venne a Milano per la prima volta, quali erano i poteri che secondo me Cantone doveva avere. Il governo ha fatto un'altra scelta, va bene, prendo atto, ma adesso è il momento di mettere in atto queste competenze e l'incontro di oggi è servito anche a questo.